Ciao, bentornato sul canale di Stats for Bets. Insieme a me, come sempre, il libraccio Tipster Robot e il libraccio storico Metodo Stats for Bets. Trovate entrambi su Amazon. Li mettiamo qui sotto. Allora, ieri abbiamo visto un video di partite inutili e semi-inutili, perché l'unica effettiva partita un pochino più interessante poteva essere quella dello Spezia, anche Inter-Atalanta ovviamente è interessante, però ci stanno talmente tanti discorsi in mezzo da valutare, coppe, finali come questa, cioè queste partite sono inutili ai fini del betting, di un betting fatto in maniera seria, professionale. Ho visto proprio poco prima di cominciare questo video un famoso tipster che prometteva la vacanza a tutti i suoi seguaci analizzando l'ultimo turno di Serie A. Immagino come verrà proposta la cosa. Una super quota, enorme quota 1000, così con 1 euro vinco 1000 euro. La giocano 1 milione di broccoli, di tonti, che non sanno che lui guadagnerà dalle perdite di tutti e tutti perderanno i pochi spicci. Perché i tipster che propongono quelle quote assurde dentro i gruppi gratuiti, 99 su 100, guadagnano dalle perdite dei clienti. Quindi perché propongono le quote così alte? Perché almeno la quota alta è molto probabile che si sbaglia e loro guadagneranno. Questo abbiamo detto varie volte. Io invece vi dico, se proprio la dovete fare, sta schedina a butta i soldi, queste sono le partite adatte perché sono tutte molto difficili, ma le opportunità ci sono in tutti i campionati, non serve giocare la Serie A, la Bundesliga, la Premier a tutti i costi. C'è il campionato finlandese in cui abbiamo trovato ottime singole, c'è il campionato islandese in cui abbiamo trovato ottimi easy over, c'è il campionato dell'Austria in cui sono venuti fuori diversi easy over, cioè in tutti i campionati ci sono le opportunità, ma le opportunità vanno colte in singola, massimo al raddoppio. Se giocate una quota 100, la sbagliate. Cioè, no, non ci stanno tanti ragionamenti da farci dietro. Comunque, andiamo a vedere questo match, per esempio. Verona-Empoli. Questo è un match molto interessante per il Verona, soprattutto, e mi trovo abbastanza d'accordo con questa valutazione, perché l'Empoli non solo è salvo, viene anche dal cappottone rifilato alla Juventus, quindi si è anche appagato proprio della sua stagione. Il Verona è fondamentale vincere questa partita. Quello che dicevo nel video di ieri e che ripeto anche adesso, il problema di queste partite che possiamo definire controstatistiche, qual è? È che c'è una squadra che ha una necessità mortale di fare punti. Per come vediamo le partite a fine stagione, è anche probabile che li faccia, però va sempre a dover far punti contro una squadra più forte. Quindi, se poi emergono dal campo, come per esempio le quote stanno facendo vedere, le reali differenze, questi punti che sembrerebbero scontati non vengono poi fatti e di conseguenza ce la prendiamo in saccoccia. Quindi qua sarebbe da forzarla la 1 secca, non sarebbe sbagliato forzare l'1 secco di un match del genere. Però ne dobbiamo tenere conto. Stavo valutando se tante volte ci fosse stata la scala pura, quel nuovo metodo che abbiamo messo sul blog che valuta la percentuale dell'allibramento più alta della percentuale
della probabilità statistica. In questo caso però manca la scala pura, quindi non si verifica la cosa. Diciamo che può essere un esito 1 rischiabile perché la necessità c'è, le quote sono tutte al rialzo, quindi da farci attenzione, eventualmente ci si cautela con la 1x oppure col gol del Verona, cioè io un gol del Verona me lo aspetto a tutti i costi. Napoli, pure il Napoli, come lo studi più ormai? Bologna, salvo, vero che stanno lottando per questo ottavo posto che tante volte potrebbe eventualmente in caso di vittorie, ripescaggi, rigiri, tiri, tiri, la Juve squalificata potrebbe miracolosamente portare all'Europa, però immaginare il Bologna che batte il Napoli ce ne vuole. Qui, visto che continuiamo a fare e a vedere partite contro statistiche, l'unico elemento contro statistico che si potrebbe provare ad azzardare è il gol del Bologna. Il gol, il Bologna in casa ce lo potrebbe anche avere come opzione. Altrimenti si va sulla X2, sul Napoli, che sarebbe, penso, una delle X2 meglio pagate in assoluto del Napoli, perché addirittura a 2,20 il Napoli non lo abbiamo mai visto questa stagione a 2,20, è sempre stato quotato più basso perché è sempre stato iperfavorito, però pure qua non sai mai se becchi la partita della rilassatezza, la partita in cui vogliono dimostrare come con l'Inter di essere più forti, di difficile valutazione. Un match ancora più difficile, se vogliamo, è questo. Monza-Lecce. Perché è più difficile? Perché il Monza, comunque, se la Juve viene squalificata dalla possibilità di andare in Europa, se la Roma dovesse miracolosamente vincere l'Europa League, non ho ben capito il ragionamento per il quale questo ottavo posto potrebbe portare all'Europa. Devo dire la verità, mi sfugge perché dovrebbe portare all'Europa. Forse perché con la Roma in Champions scala in Europa diciamo, quella dopo che la Juve viene squalificata e quindi diventa il Monza. Onestamente non ho seguito questi ragionamenti extracampo, però è rinomato, si sente su e si legge su ogni giornale che questo ottavo posto potrebbe portare all'Europa. Quindi il Monza può veramente fare un miracolo e alla sua prima stagione di Serie A andare in Europa. Però sto Lecce non si può permettere di perdere perché la lotta per la retrocessione è serratissima. E immaginando un Verona che porti via punti all'Empoli, se lo ritrova o a meno 2 o addirittura a pari punti, non può permettersi di perdere. È una partita veramente difficile sulla 1x2. Vedo però che c'è la metrica del super over, quindi la possibilità di un over 1,5 pagato a quota abbastanza alta. Quota abbastanza alta che riscontriamo nell'under a 1,62, quindi credo che questo almeno a 1,40, questo over 1,5 lo troviamo. La statistica qui del flashback non è altissima, molto più preponderante l'under 3,5, quindi è un po' più difficile. Secondo me questo è da multigol 1,3, però nell'ottica dei rischi, tanto ormai abbiamo visto che questa Serie A, queste giornate non offrono occasioni, nell'ottico occasioni diciamo di investimento concreto, nell'ottica del rischio si può anche tentare l'over 1,5. Sulla 1x2 risulta più complicato. Lazio Cremonese, questa dovrebbe teoricamente essere la più facile di tutta la giornata. Perché dico teoricamente? Perché in realtà la Lazio è sicura della Champions. È vero che arrivare secondi ti dà molto più blasone,
che arrivare terzi. Quindi, secondo me, con la Cremonese ormai retrocessa, puoi solo vincere. Immobile magari cercherà di incrementare un po' il bottino di una stagione non brillantissima, però diciamo che anche qui qualche piccola incognita dettata dalla non mancanza di motivazione, ma un po' meno motivazione, perché comunque ormai diciamo, la Champions l'hai acquisita. Cioè, voi dovete considerare che noi possiamo guardare i numeri, possiamo guardare la matematica, possiamo studiare le quote, le variazioni di mercato, ok. Ma ci troviamo a confrontarci alla fine con degli esseri umani, perché i giocatori sono degli esseri umani. Quindi faccio un esempio: se Zaccagni ha fatto una stagione strepitosa e con la Cremonese entra in campo un pochino più svogliato perché dice: oh, non ce la faccio più. Cioè, ci sta, anche se la matematica dice quello, se le quote dicono quello, se tutto il resto dice quello. Ci sta, perché sono esseri umani che in questo momento Zaccagni abbia meno concentrazione di quella che ci può avere, che ne so, Pellegrini, che sa che deve fare la finale di Europa League, è normale. Ma questo la matematica non ce lo potrà mai dire, le quote non ce lo potranno mai dire. Quindi Lazio-Cremonese è da uno, però valutando il fatto che c'è questa possibilità, ossia che la Champions è ormai acquisita. È vero che la Cremonese è pure ormai già retrocessa, magari fanno una partita in cui vengono fuori diversi gol, segna la Cremonese, segna la Lazio. Cioè, dobbiamo, purtroppo, l'ultima giornata di campionato, le ultime due giornate di campionato, dobbiamo ragionare così. C'è più emotività, più ragione del campo che non statistiche, matematica, eccetera. È inevitabile. Qui, per esempio, su Juventus Milan, ma quanta rabbia ci sarà sulla Juve, della Juve, dopo che ha perso 4-1 con l'Empoli? E quanto Milan ci sarà da non perdere questo treno Champions, immaginando che l'Atalanta, non lo so, si è strappato qualche punto all'Inter, giocano stasera, quindi non lo so se lo strapperà, però se lo strappa è un conto, se l'Inter vince è un altro conto. Anche lì subentrano vari ragionamenti: se l'Inter vincesse con l'Atalanta e il Milan non, immaginando che la Roma non vinca, se la Roma e l'Atalanta non vincono, al Milan, che andrebbe in Champions in automatico, potrebbe star bene pure un pareggio? Sì, perché comunque rientrerebbe in ogni caso nella Champions League e terrebbe dietro la Juventus, quindi non è facile una valutazione. Qui i numeri che ci dicono? Ci dicono che lievemente è favorita la Juve, 42, il flashback lievemente favorisce la Juve, 36, ma 36 e 5, neanche un punto totale statistico, 35 e 4 c'è il Milan, non c'è neanche il pareggio. Una partita del genere, vediamo un attimo, questo dato volevo vedere, che però è bassissimo, il gol. Da una partita come Juve-Milan io mi aspetto un esito gol, nonostante le statistiche né del flashback né della probabilità del campo lo verificano. C'è un lieve abbassamento da parte del bookmaker. Perché un esito gol? Perché comunque mi immagino che entrambe vorranno provare a dare un senso a questo finale di stagione. La Juve, se vuole sperare nella Champions, deve vincere a tutti i costi. Non credo che sia già determinata fuori, o forse sì, non lo so, però pure lì mi immagino, ma quanta rabbia, cioè quanta voglia di vincere ci avrà se pensa che poi la UEFA potrebbe comunque squalificarla?
Rifacciamoci due conti, perché se la Juve fa 6 punti va a 65, quindi teoricamente non è ancora del tutto totalmente sicura di stare fuori dalla Champions, matematicamente. Però se poi la UEFA dice a Juve viene squalificata per la questione che stanno valutando, è tutto un cavolo. Non lo so, difficile. Io su questa azzarderei un esito gol perché mi immagino che tutte e due possano fare qualcosa e possano avere qualcosa di cui voler un attimino riprendersi un po' di morale. Il Milan eliminato dalla Champions, dalla finale di Champions, la Juve con tutto quello che sta vivendo. Però sicuramente pure questo non è esattamente l'esito più facile e che utilizzerei in una schedina. In due video, credo che sia la prima volta che in due video, 10 partite di Serie A, non ce n'è una che metterei dentro la mia schedina, ovviamente finalizzata a un guadagno, più ragionato, più consapevole. Se poi devo giocare 1 euro, 2 euro, 3 euro, 5 euro, 100 euro, 1000 euro, quello che vi permette il vostro budget, le devo giocare così perché posso permettermi di perdere, posso anche permettermi di perdere 1000 euro se voglio. Allora le partite sono perfette perché si accorpa tutto in un'unica multipla, 1000 euro, quota 100 e punto a diventare milionario così. Però io non lo farei, ecco, poi ognuno è libero di fare quello che gli pare. Per questo video direi che è tutto e sono un po' in ansia perché il prossimo video, che uscirà martedì, parla della finale di Europa League e questo mi mette veramente molta ansia. Ci vediamo nel prossimo video.